Anticipo il voto positivo su quest'ordine del giorno che va nella direzione appunto del controllo, della strutturazione, del monitoraggio dei servizi che Roma Capitale eroga nell'ambito dell'attuazione delle pari opportunità ed è complementare all'operazione che siamo andati oggi a definire dell'approvazione del piano di azioni positive che sono rivolte invece all'amministrazione capitolina, ai dipendenti dell'amministrazione capitolina. Questo è il parallelo per quanto riguarda invece i servizi erogati alla cittadinanza. Non è chi non veda e non capisca l'importanza di questo documento che speriamo entri, cioè di questo documento, di questa proposta, perché si possa alla fine redigere un documento pari a quello che siamo andati oggi ad approvare, perché questo sarà un grande passo avanti per il monitoraggio di ciò che l'amministrazione compie in favore della cittadinanza tutta. Grazie.